processo di elettrificazione di Volvo sta continuando, sta anzi accelerando. L'avevamo detto nel 2019, tutte le vetture Volvo nuove che sarebbero state lanciate dal 2019 in avanti avrebbero avuto a che fare con i motori elettrici. Questo è il caso dei mild hybrid, che naturalmente stanno avendo grande successo commerciale, ma un grande successo commerciale stanno avendo anche i plug-in. La B5 è la versione di punta della gamma XC60 Mild Hybrid. Ha un motore 4 cilindri turbo da 235 cavalli più i 14 dell'ibrido. Nuovo il frontale per la versione 2022 e il posteriore. Sono soprattutto i paraurti con un disegno di maggior grinta. Ma la cosa più nuova ancora è il sistema multimediale, con la possibilità di proiettare sul cruscotto digitale, sulla strumentazione, le informazioni di marcia, ma anche i dati del satellitare, cosa molto comoda. E poi anche di notte troviamo molto suggestiva la visualizzazione in colori soft. Ma ascoltate un po'. Mi racconti una barzelletta? Penso di avere qualcosa che ti piacerà. Mamma lumaca prepara sua figlia per andare a scuola e le dice: mi raccomando, fai la bava. Io ti amo! E tu sei speciale. La novità è anche la possibilità di interferire con Google anche con i comandi vocali. Ma adesso vediamo come va su strada questa versione top mild hybrid. Il suo terreno di caccia è l'autostrada, dove questa vettura, che è votata al comfort, permette di viaggiare per chilometri e chilometri in assoluto comfort e anche in sicurezza, perché ha tutti i sistemi di sicurezza, tenuta di carreggiata, frenata automatica, ma soprattutto ha la velocità limitata a 180 all'ora per decisione della Volvo, appunto per garantire una sicurezza. Farebbe i 220. Altrettanto godibile sulle strade statali, sulle strade di campagna, perché il cambio a 8 marce consente davvero una guida molto rilassata. Grazie al motore ibrido trasmette veramente la armoniosità fra motore e cambio. Quindi è un'auto che è un piacere guidare e non si risente appunto sulle strade normali della velocità limitata, ma anzi la vettura ha una potenza e una spinta notevole che permette anche in città di districarsi nel traffico quando ce n'è bisogno. Anche per la coppia, che è di ben 480 Nm e 1750 giri. 4,69 di lunghezza permettono anche parcheggi non troppo difficili. Siamo anche molto focalizzati verso il futuro dell'elettrico, del full electric. Volvo lancerà nei prossimi anni una vettura full electric fino al 2025 per poi diventare un produttore di auto completamente elettrico. In questo scenario sono molti i progetti che Volvo sta lanciando, dalle stazioni di ricarica Power Stop di cui stiamo infrastrutturando, con le quali stiamo infrastrutturando i nostri retailers, i nostri partner in giro per l'Italia.